Oddio. Ok. Ok. Oh, che cazzo è sto coso? Oddio. Oddio, 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 oddio. Ma che è sto coso? Come faccio? Oh mio Dio. E che cazzo devo fare? Dice la vecchina. Non ti preoccupare, mia cara. Ti chiamerò Elise. Ti crescerò come se fossi mia. Ah, Holly si chiama la donna. Ok. Quindi niente, la cresce. Lei vive felice, tranquilla. Fa tanti giochi, tra cui quasi perdere le dita con il filo. No. No. Abbi cura di te, bambina. No, perché, nonnina? Non morire. No. Non piangere, amore mio. Io ti do una cosa che non ti ho mai dato in questi anni. E che cos'è? Nonnina! Nonnina! Nonnina schiatta. Vero, è schiattata col sorriso. Ti voglio bene, Elise. Mamma mia. E niente. Scena strappa lacrime, commovente. Da lì, minuto di silenzio, è morta la nonna. La grafica è questa. E quindi Elise adesso si trova tutta quanta sola. Ecco, quindi la medaglietta che lei ha al collo gliel'ha data la nonna. Ma c'è il castello! Quella è la villa di Pocket Mirror, raga! Oh no, non voglio andare a destra! E te pareva? Secondo te io potevo mai prendere la scelta giusta alla prima? No, andiamo a sinistra, ovviamente! No, uccello! Grazie per la rosa, ma non cagarmi sui panni, ti prego! È per salvare? Ok, grazie, allora! Oh no! Che cavolo è successo qua? Raga, è entrato qualcuno in casa nostra. Colpa di Ludovico, pure secondo me. È tutta colpa sua. Oh, ma chi è questo? Oh, ma chi era? Ma la pianta da là sotto. Ma si pazzo. Beh, allora usciamo, raga. Abbiamo visto tutto, no? Lente di ingrandimento. Ah, ci sono le impronte. What the? Cos'era quell'ombra? Ah, ma chi è? Ah, lei pensa che sia il ladro che l'è entrato in casa. Ah, è Maid! No! Vuole trasformarla nella sua cameriera! Ah, scusa, ho dimenticato di presentarmi. Rosenmarine! Vai a letto. Beh. Bene, domani mattina deve essere tutto pulito. Mi raccomando. Ma andiamo a dormire e ci dà pure la scopa in testa. E ce lo meritiamo per aver parlato così. No, le ha pulito tutto. Che carina. Guardate qui. Che carina. E ma dove sta? In cucina. Non si ricorda il suo nome. Ma che brutto. Ma come fai a non ricordarti il suo nome? Sei pessima. Ecco la ciccina. Rosemarine. Ma sta piangendo o sbaglio? Chi è Flock? Aspetta, Rosmarina. Ma chi è? Oddio, che carino. Che carino. What? Viewpoint che abbiamo visto. Crick. Questo è tutto il villaggio. Wow, ma è immensa. Dai, è andata. Che bellina sta grafica. È andata lei a comprare il pane per fare colazione. Cioè, vedete. Ah, possiamo comprare o vendere cose per fare soldi. Grazie, nonnina. No, no, grazie. Ti sei presa 10 dollari per un pezzo di pane. Penso che sei a posto per tutta la tua vita. Mortacci. Oh, gli abitanti del villaggio. Ma la nostra amica l'abbiamo abbandonata. Siamo in chiesa. Cioè, noi ci siamo pure andate a sentire la messa e la nostra amica sta morendo di fame. Ah, abbiamo il menu sbloccato delle relazioni con gli abitanti. Ma io adesso non mi voglio relazionare con nessuno.
Vuoi vedere che lei sta cercando la strega e poi alla fine finisce lei in qualche cosina? Cioè finisce per fare tipo un rito per evocare il demone. Wow, ma che bello! Guardate che vista da sta chiesa. Veramente, gran giocone per adesso, devo dire. Che sta succedendo? Ma è un minigioco. What? No, Rank B, che schifo! Continua. Andiamo qua. Questa è la roccia, quella sus. Siamo entrati? Stay sane. Ah, mantieni Liz con la sanità mentale al massimo. E ci possiamo aiutare anche attraverso degli item. La sanità mentale è quella fiammella blu, praticamente. E sta cercando di capire chi è veramente la strega del villaggio. Io passo avanti così non ci spoileriamo moltissimo. Oddio. Ok. Ok. Oh, che cazzo è sto coso? Oddio. Oddio, 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 oddio. Ma che è sto coso? Come faccio? No, è chiuso. Lo so che morivo, però boh. Dritti verso il mostro, che non possiamo sconfiggere in nessun modo, a quanto pare. Ma vabbè. Moriremo con onore, evidentemente. Aspetta, ma non è importante. Non è importante, possiamo raccoglierlo dopo. Salvati. Salvati! Ok. No, raga, no, raga, non so che fare, veramente. Ah, questo! Questo, questo! Ce l'ho fatta! Ho premuto talmente forte. Ma no, raga, madonna, ma le task sono così, sempre! Cioè, così sono le task. Io sto amando questo gioco, è bellissimo. Sto adorando. Che è successo? È un po' strano qua. Ah, ecco, raga. Sì, 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 in effetti è ubriaca. Nel senso che la stamina sta terminando. Ci ho pensato dopo. Bella Velma. Raga, io ho cambiato, Sì. Verrò sicuramente. Ah, ma aspetta, non ti avevo vista. Ma c'è questa qua. Ma c'è una persona là dietro. No, raga. Ragazzi di Twitch, aspettate un attimo. Io ho trovato una persona così. Mi fa abbastanza inquietudine sta faccia così. Vabbè. Dove siamo? Raga, la notte è un po' creepy. È un sogno. Che è successo? Esplora la stanza. Uno specchio. Raga, ma che... Ok. Ci ha tolto mezzo cuore. Però abbiamo anche trovato una chiave. Che cos'è? Golden Girl! Fermi! Rebirth. Questo è quello che ho desiderato per tanto, tanto tempo. Lei desiderava rinascere. Raga, fermi, siamo entrati nel vivo della storia. Aspetta, che cos'è questo? Ci ha dato l'uva. No, aspetta. La nostra sanità mentale sta scendendo. Ok. Uccello, vai, salva. Salva subito. Salva subito. Però aspetta che ci sono un po' di cose. Tipo, oddio santo. Oh, oh, oh. Abbiamo trovato 3 St-
siamo a buon punto, se non moriamo prima. Porco spino! Gold! Aspettate! I libri! Qua non sembrano tipo dorati. Ricerca. Pensi che è uguale? In effetti. Madonna, che paura sto coso. Fai presto, fai presto. Sei in ritardo per il suo banchetto. No, raga, queste sono le zucche. Stiamo... Madò. Vedete che stiamo andando al banchetto di Gliet? Madonna. Ok, è lunedì. Raga, ho capito, la parte creepy è nei suoi sogni. Mi calzano come un guanto. Queste scarpe. Ah, lei è super felice.